La madre di Willy, qual è stata le prime parole che le ha detto? La mamma di Willy, la ricorderò sempre per la compostezza straordinaria, per questo rigore morale, per non voler apparire nel momento in cui tutti sono alla ricerca dell'eco e del clamore. La mamma di Willy ha pronunciato la sentenza. Avrà detto qualcosa. Io le dirò che mi è anche sfuggita, perché abbiamo avuto anche noi, senso più o meno qual è. Però una donna esemplare che io ripeto. Mi commuove ancora ricordarla. Vedete che in appello possiamo essere riviste le decisioni. Che è una sentenza giusta. Il papà ha detto questo. Beh, confermando le richieste del pubblico ministero, in buona sostanza. Quindi è stata affermata la responsabilità dei due fratelli e anche quella degli altri due. Ora, l'unica cosa che c'è da comprendere è il perché questo distinguo tra il 23 e i 21 anni, ma in ogni caso io manifesto soddisfazione, anche se come cittadino a me la pena dell'ergastolo non piace, non mi convince, ecco, questo è un problema però personale, che corrisponda puntualmente alla esigenza di fare giustizia è ineccepibile, che per questo caso dovesse essere comminata la pena dell'ergastolo, ne sono assolutamente convinto, poi come avvocato, come giurista mi chiamo, l'ergastolo è una pena che mi lascia delle perplessità ed io mi auguro che il legislatore possa intervenire in futuro per rivedere queste pene che sono un sepolcro sulla vita. Ecco.